Quindi, primo talk della serata, a te Pietro, la parola. Grazie Seba, ciao a tutti. Io sono Pietro e vi parlerò questa sera di LaTeX Beamer. Allora, suppongo che nell'audience ci sia senz'altro qualcuno che non ha mai sentito parlare di LaTeX e di Beamer, per cui vediamo un attimo di che cosa parleremo oggi. LaTeX è un linguaggio di markup per la preparazione di testi, fondamentalmente, per cui io scrivo il mio codice e dopodiché lo compilo e ottengo un documento come risultato. Ed è basato sul programma di composizione tipografica TEC, che è stato creato da Donald Knuth nel 1978, il quale era originariamente frustrato con la qualità tipografica del suo libro, prodotto dalla sua tipografia di fiducia, per cui ha deciso di creare un programma di composizione tipografica per ottenere risultati superiori. E nel mondo di LaTeX ci sono una varietà di classi per vari documenti, ad esempio articoli o tesi e quant'altro, e Beamer è una di queste classi che è orientata alla creazione di presentazioni. Allora, vediamo un attimo un po' più concretamente di cosa parliamo. Questo è un esempio, di codice LaTeX. Alla sinistra, a sinistra vedete il codice sorgente, non ci interessa sapere adesso com'è, che sintassi ha e quant'altro. E sulla destra vediamo quello che è generato poi dal compilatore. Questa è una trasformata di Fourier nello specifico e l'ho scelta apposta perché LaTeX è utilizzato in particolare in ambito accademico. Come esempio per Beamer, ne vedremo diversi durante questa presentazione, ma in particolare l'intera presentazione che sto facendo è fatta in Beamer, per cui è open source, quindi potete prendere anche questo se vogliamo come un esempio per come utilizzare Beamer, insomma. Adesso che è chiaro di che cosa stiamo parlando, mi presento brevemente. Sono Pietro Saccardi, ma mi trovate sui vari canali come SPAC o 5P4K. E sono uno studente di dottorato all'Istituto di ricerca sulla matematica discreta in Germania, a Bonn. E quello che faccio durante il giorno è design e implementazione di algoritmi di routing in VLSI Design, cioè praticamente disegno, progetto e implemento algoritmi che poi si usano per produrre i moderni microchip e le moderne CPU. E questo durante il giorno, durante il resto del tempo sono impegnato con MATLAB, sono sistemista della rete esterna e se poi ancora mi avanza tempo lo spendo in uno qualsiasi di questi vari progetti che ho, per lo più in C++, Python e quant'altro. Non ho menzionato il dottorato a caso, perché i dottorandi spesso e volentieri, o malvolentieri, devono presentare, no? E, di fatto io per gli ultimi almeno 8 anni non ho più utilizzato nessun software WhatYouSee, WhatYouGet per produrre i miei documenti, le mie tesi e anche le mie presentazioni. Per cui se vi parlo oggi come qualcuno che utilizza Beamer frequentemente nella vita di tutti i giorni, diciamo. Anzi, un fatto divertente è l'ultima volta che ho presentato qualcosa che non era fatto in Beamer, l'ho fatto in Keynote con uno dei loro template. E mi hanno detto che le formule erano poco leggibili sul template originale di Keynote, e da quella volta lì ho detto: Boh, dai, bisogna che imparo Beamer, insomma. Per cui sì, vi parlo da utente in primis. Per chi non ha mai utilizzato LaTeX, perché LaTeX? Avete visto il codice sorgente che diventa poi il documento? Beh, innanzitutto LaTeX è libero open source, per cui questo è un ottimo motivo già per provarlo. E soprattutto il motivo principale è che LaTeX permette all'utente di concentrarsi sul contenuto. LaTeX si arrangia a fare il layout, si arrangia a fare la formattazione e di solito i documenti che vengono prodotti sono esteticamente molto piacevoli, davvero con uno sforzo minimo. Il focus è in particolare anche sulla parte di pubblicazione scientifica, infatti è praticamente uno standard per la maggior parte delle pubblicazioni, ad esempio a matematica o a fisica. E LaTeX in più genera dei contenuti che sono difficili da ottenere con programmi standard, WhatYouSee, WhatYouGet, come ad esempio referenze, citazioni, indici e quant'altro, no? Per cui sì, tutto il tempo che si guadagna a non dover inseguire le figure nel documento di Word, in realtà quello che succede è che finisce nel trovare il margine perfetto al millimetro, esattamente per come lo vogliamo noi. Però sì, LaTeX ha davvero moltissime opzioni per la personalizzazione, insomma. Questo è solo un esempio della struttura pagina, dei margini, non è da sapere, insomma, però per darvi un'idea di quanto è flessibile. Tuttavia, parleremo soprattutto di Beamer in questo caso, che è una classe per LaTeX. Allora, vediamo alcuni concetti base, così settiamo la terminologia e poi sappiamo di cosa parliamo. Così come in un documento standard è partizionato in capitoli, magari o sezioni, una presentazione di Beamer è divisa in frame, no? Un singolo fotogramma.
Ciascuno dei frame è a sua volta diviso in slide, che è una singola pagina che vi sto mostrando adesso. Ad esempio, i frame sono identificati da questi pallini qui che vedete in basso, e un singolo frame può contenere più slide. Da notare che le slide in Beamer vengono compilate in PDF, per cui non ci sono animazioni o transizioni nei PDF. E oltretutto il formato è anche, limita anche abbastanza lo spazio a disposizione. In realtà questo è, se vogliamo, un vantaggio, perché personalmente animazioni, transizioni e slide troppo dense in realtà rendono il contenuto poco fruibile. Al lato pratico, se vogliamo iniziare a lavorare con Beamer, bisogna fare tre cose: installare una distribuzione TEC o LaTeX, creare un nuovo documento TEC in cui inserire il codice e poi compilarlo con un comando come questo qui. E questo sostanzialmente è tutto. Da qui in poi vedremo alcuni dei concetti chiave, dei comandi chiave che ci sono su Beamer. E ovviamente, dato il formato, non riusciremo a vedere tutto, vedremo solo alcune delle cose principali. E non potrò in particolare trattare la sintassi LaTeX, ma nel senso non c'è nulla di particolarmente profondo che succede nel codice che vedremo. Anche se non avete mai visto una riga di LaTeX, anche se non avete mai visto una riga di codice, vi invito a guardare il codice. Io segnerò i punti più importanti e vedrete che è molto facile da capire cosa sta succedendo, insomma. Per tutto il resto c'è DuckDuckGo e internet a disposizione, diciamo. Bene, e vediamo di cominciare, insomma. Una cosa che potete fare man mano che presento i vari tipi di ambienti e contenuti, potete cercare di trovare questi stessi ambienti all'interno della presentazione che state vedendo, insomma. Questo potrebbe essere un buon esercizio mentale. Dunque, un documento Beamer inizia più o meno in tutta la stessa maniera, con questa istruzione document class Beamer che vedete qua in alto a sinistra, che dichiara che è un documento Beamer, e un begin document e end document con questa sintassi qui. Questa è una sintassi che vedremo fino alla nausea, per cui è sempre la stessa. Ovviamente questo delimita l'inizio e la fine del documento, in cui noi andiamo ad inserire i nostri frame con questa sintassi begin frame, end frame. Sulla destra vedete il risultato del codice che ho applicato adesso e compilato direttamente in PDF. Allora, questo frame and begin frame and frame è un ambiente, e questo ambiente ha due argomenti che sono espressi tra parentesi graffe, come vedete. E il primo è il titolo, il secondo è il sottotitolo, e vengono automaticamente renderizzati da Beamer come titolo e sottotitolo, si arrangia a fare il layout, il font e quant'altro. Tutto quello che sta dentro a begin frame and frame che rimane è il corpo, e automaticamente anche questo riceve un layout e un suo font. Per cui fin qui non rocket science, è piuttosto semplice. Un altro elemento chiave di Beamer sono i cosiddetti blocchi. Li avete già visti, ve li ho mostrati già alla slide 2. E i blocchi fondamentalmente è una maniera per suddividere e richiamare l'attenzione di chi vede su un'area della slide, no? E sono anche questi dotati di titolo e corpo, e diciamo che sono disponibili in tre tipologie, che dipendono a seconda di quello che uno vuole veicolare. E utilizzando questa sintassi begin block and block possiamo ottenere o un blocco con il colore del tema, come in questo caso con begin block and block, o un cosiddetto alert block, che di solito appare con un colore rosso per attirare l'attenzione, o un example block, che di solito appare in verde a seconda del tema che selezioniamo. E quindi sì, li vedete qui come vengono renderizzati direttamente da LaTeX, e in particolare hanno la stessa identica sintassi di un frame, in cui il primo argomento dopo begin block è il titolo e quello che sta tra begin block ed end block è il corpo. C'è un comando in più in questa slide che non ha a che vedere con i blocchi, e questo comando è vfill. E se vogliamo, questo è un comando pro. Vfill sta per vertical fill, e sostanzialmente dice a LaTeX di negoziare lo spazio verticale tra i vari oggetti in maniera da distribuirlo equamente verticalmente. E questo è quello che genera lo spazio tra i blocchi che vedete. Abbiamo visto come dividere orizzontalmente il contenuto, adesso vediamo come dividerlo verticalmente. Parliamo quindi di colonne. E le vedete dritto di fronte a voi, perché ovviamente questa qui a sinistra è una colonna con una certa larghezza, e qui a destra questa è un'altra colonna in Beamer che contiene la slide di anteprima. Per le colonne si possono utilizzare in una varietà di ambienti. Per esempio qui sotto ho utilizzato tre colonne all'interno di un block,
mentre invece qui sopra ho utilizzato un block dentro due colonne. Vediamo di nuovo la sintassi. Al solito abbiamo questo begin end con l'ambiente columns plurale e questo delimita dove inizia e finisce l'ambiente colonne, e all'interno ovviamente inseriamo le colonne con di nuovo questa sintassi che abbiamo già visto innumerevoli volte, con begin and end, column al singolare. Stavolta l'argomento tra parentesi graffe che segue begin column non è un titolo, bensì è la larghezza delle colonne. In questo caso l'ho specificata come una frazione della larghezza corpo testo. Questo comando text width corrisponde alla larghezza del corpo testo e 0.4 è questo 40% che vedete. L'altra colonna è un begin column 55% text width e copre la restante parte della pagina. Ovviamente manca un 5% in tutto questo e l'ATE già lo sa che lo deve mettere come spaziatura tra le colonne e si arrangia automaticamente ad allinearle anche verticalmente. Quindi sì, questo è sostanzialmente come suddividere la slide in sezioni logiche per cercare di attirare l'attenzione. Sono tutte cose piuttosto semplici e sono tutte anche cose piuttosto basilari. Le slide non necessariamente devono essere complesse. Anzi, forse anche meglio, soprattutto se devono essere utilizzate poi come materiale di studio. Vediamo quindi come riempire, se vogliamo, queste colonne, questi blocchi. Uno degli elementi di gran lunga più utilizzato nelle slide, perché mette in maniera chiara visualmente il contenuto, ovviamente sono elenchi e liste. In LaTeX, anzi in particolare in Beamer, abbiamo tre ambienti principali per le liste, che sono liste puntate, liste numerate e questo ambiente description che vediamo qua sotto. Chiaramente questo genera una lista puntata, una lista numerata, e questo ambiente description è sostanzialmente una parola chiave seguita dalla sua spiegazione. Queste ancora vengono realizzate utilizzando questo begin end. Per la lista puntata è begin end itemize, per la lista numerata è begin end enumerate e per l'ambiente description chiaramente description. Questo automaticamente genera quello che vedete sulla destra. Da notare che in tutti e tre i casi per marcare l'inizio di un nuovo elemento della lista utilizziamo questo backslash item che sostanzialmente istruisce l'ATE che gli dice vai a capo, aggiungi la spaziatura, crea un bullet point, aggiungi lo spazio, allinea il testo e quant'altro. Per cui vedete molto semplice, ottenere un risultato efficace è solo un comando. Cioè non è magari più semplice che non fare una lista puntata e numerata in Word, però ovviamente ci sono altri vantaggi. L'unica cosa da notare è che per l'ambiente description dobbiamo mettere tra parentesi quadre la parola chiave che vogliamo descrivere. Qui se vogliamo un'eccezione rispetto a quanto vi ho mostrato perché ha la parentesi quadra, ma questo ha a che vedere con la sintassi LaTeX, sì, non va al di fuori dello scopo della talk spiegarvi perché, però non è niente trascendentale, insomma. E una cosa importante da sottolineare è che ovviamente possono essere annidati, per cui se mettiamo un itemize dentro un itemize, un enumerate dentro un itemize, automaticamente LaTeX sa che deve ridurre il font size, aumentare l'indentazione, incrementare il contatore, fare tutto quanto quello che deve. Per cui questo si comporta esattamente nella maniera in cui ti aspetti. Ok, e adesso vedremo l'ultima feature chiave di Beamer, che sono gli overlay. Gli overlay sostanzialmente li avete già visti ripetutamente, è la possibilità di applicare alcuni effetti o alcune proprietà al testo o al contenuto soltanto su alcune slide. L'avete visto per esempio, torno indietro un attimo, su questa slide, vedete che il frame è sempre lo stesso, ma queste due slide evidenziano contenuti diversi dello stesso frame. Questo viene fatto tramite questi overlay. Allora, sulla sinistra qui vediamo uno spezzone di codice che genera due slide nello specifico. Non ho renderizzato l'intera slide qui per praticità, ho soltanto renderizzato il testo interessante, per cui questa è la prima slide e questa qui sotto, la numero 2, è la seconda. Vediamo un attimo come si comporta LaTeX, o in questo caso Beamer, con questo codice. Allora, la prima cosa che vediamo è questo comando backslash alert. Di solito il comando alert da solo marca il testo in questa maniera, così come l'alert block compare in rosso, anche l'alert mette il testo in rosso. Tuttavia c'è questo 1 tra parentesi acute, che in realtà è solo maggiore o minore,
E questo istruisce l'ATEC e gli dice che questo alert si deve applicare soltanto nella prima slide. Okay? Per cui se ci fosse una slide 2 o 3 non si applicherebbe. E questa è la ragione per cui nella prima slide c'è un'attenzione in rosso, nella seconda in bianco. Il secondo comando rilevante che vediamo qui è pause, e quello che pause fa è interrompe la slide corrente e tutto quello che segue apparirà nella slide successiva. Questa è la ragione per cui il testo, la seconda parte qui, compare solo in sovraimpressione, non compare completamente, apparirà completamente nella seconda slide, perché segue pause nel codice sorgente. Proseguendo nel codice, vediamo altri due comandi simili a backslash alert, e sono structure e visible. Structure di solito viene utilizzato per applicare il colore del tema al testo, in questo caso il colore del tema è questo azzurrino che vedete, e ovviamente nella stessa maniera in cui l'1 applica alert soltanto alla prima slide, questo 2 tra parentesi acute applica la colorazione soltanto alla slide 2, infatti prima parte appare colorato in azzurro soltanto nella seconda slide. Visible è un comando un po' particolare, e questo seleziona su che slide visualizzare il contenuto. Non è come pause, nel senso che il contenuto non appare in sovraimpressione, viene completamente nascosto pur essendo allocato, lo spazio per il contenuto viene allocato. E anche in questo caso 2 specifica che lo vediamo soltanto nella seconda slide, per cui compare soltanto qui. La combinazione di tutti quanti questi overlay dà origine a una slide che si scopre gradualmente e permette di guidare le persone che stanno seguendo la presentazione nei vari passi del contenuto, un po' come scoprire contenuti alla lavagna. Da notare che gli overlay non soltanto funzionano con una varietà di ambienti, molte di più che questi che vi ho mostrato, funzionano anche con gli item, funzionano anche con, penso anche con le colonne, con i blocchi, e permettono anche di specificare intervalli di slide, per cui slide 2 e 3, o sequenze di intervalli di slide, insomma. Per cui si possono creare degli effetti piuttosto complessi, come quello che avete appena visto. Questa è la prima slide, in cui manca l'intera seconda metà. La seconda slide evidenzia il contenuto e fa apparire i primi due item. La terza slide fa apparire i secondi due item e evidenzia la seconda parte del contenuto. E la terza, di nuovo, recupera tutti quanti gli elementi. Da notare che la colorazione non viene applicata ad alert, pause, structure e visible. E gli overlay sono quelli che danno ritmo sostanzialmente alla presentazione. E con questo in realtà concludo la panoramica delle funzionalità di Beamer. Ce ne sono solo due che vorrei menzionare prima di concludere, e sono gli handout e le notes. E vi consiglio vivamente, se volete imparare, di andarle a cercare, perché l'handout in particolare permette di generare un documento PDF con le slide senza gli overlay, per cui è adatto alla consultazione, in cui una slide compare un'unica volta. E le notes, che in questo momento in realtà non sto utilizzando, permettono di generare delle note per lo speaker a lato, che vengono fatte avanzare man mano che procede il documento, in maniera da guidare lo speaker nella presentazione. Per cui per chi deve fare la presentazione è un'ottima soluzione. Un'altra cosa che non ho menzionato in realtà è l'inclusione di immagini e quant'altro, ma anche questo è tutto standard, LaTeX standard, e qualsiasi ricerca di meno di 30 secondi vi rivelerà che il magico comando è backslash include graphics, per cui così, per dare un'idea di quello che può fare e come strutturare le slide, io direi che questo è più che sufficiente, insomma. Bene, qualche suggerimento su come approcciarsi a Beamer e su come incominciare ad imparare. Il mio suggerimento principale è: sfruttate le risorse online, che sono molto più abbondanti di quello che vi ho presentato qui in questa breve presentazione, ad esempio TechStack Exchange, e c'è un bellissimo Wikibooks che va molto in dettaglio sulle varie funzionalità. Quello che vi consiglio oltretutto è di leggere la documentazione man mano che provate il codice, e soprattutto provate il codice, cioè non preoccupatevi se non sapete LaTeX, copiate e incollate quello che vedete qui in un documento, provate a compilare e poi cercate l'errore, perché secondo me è molto più facile capire che cosa sta succedendo una volta che hai provato a smanettare direttamente con il linguaggio. Per cui sì, provate, e soprattutto quando non riuscite leggete la documentazione, perché probabilmente la risposta è lì. Altre cose da menzionare: usate un buon editor con un font monospace e una colorazione della sintassi. Io ho un collega di matematica che ha fatto un'intera tesi utilizzando TechWorks con il font Arial, non so come abbia fatto, secondo me è pura follia. E prendetevi sufficiente tempo a disposizione per imparare, il che vuol dire non troppo tempo.
ma neanche troppo poco. Magari avete una talk tra 2 settimane e ve ne prendete 4 e dite vabbè, la faccio in Beamer, provo a impararlo. Se aspettate di dire ma lo imparo dopo che ho fatto questo perché è urgente, secondo me non si arriva mai a doverlo imparare, perché un sacco di persone che conosco mi hanno detto ah no, è bello, lo imparerò. E poi, se non c'è davvero una deadline da rispettare, una cosa davvero che volete realizzare in Beamer, secondo me l'impulso non l'avete, insomma. Per cui così, per tutto il resto c'è l'internet, ci sono le ricerche online e vi incoraggio a cercare dettagli che non capite, in particolare a cercare messaggi d'errore, perché purtroppo Beamer non ha dei messaggi d'errore così facili da comprendere. Ad esempio questi tre che vedete sulla destra qui, Tech Capacity Exceeded, Unknown Control Sequence e quant'altro. Per cui ci sono anche dei downside, dei lati negativi. Però per il resto i documenti che escono da LaTeX e da Beamer sono davvero di una qualità eccellente. Per cui non posso che raccomandare di utilizzare in particolare Beamer per aiutarvi ad organizzare il contenuto in una maniera chiara e semplice. E con questo io ho concluso, in tempo spero, e se ci sono domande fatevi avanti. Allora, grazie Pietro, sei rimasto esattamente nei 21 minuti spaccati, mancavano 4 secondi. I 4 secondi della staffa. Vabbè. Allora, se qualcuno ha delle domande, beh, c'è un commento già che dice, Enrico dice che bravo che sei, complimenti, quindi ti stai prendendo i complimenti. Grazie. E poi, come al solito, c'è la possibilità adesso di fare delle domande per qualche altro minuto. E, sostanzialmente, domande come al solito si possono fare nella chat interna oppure nel nostro gruppo Telegram, oppure togliendo il mute e intervenendo direttamente nella videoconferenza. Allora, Max chiede: per visualizzare le slide di Beamer basta Acrobat? Sì. Ti basta un qualsiasi lettore di file PDF. Alla fine è un file PDF, questo è uno dei grandi vantaggi, la portabilità. Se siete mai stati in conferenza con gente che presentava con PowerPoint, sapete che avere un PDF è un gran vantaggio, perché ovviamente le versioni sono folli. Sì, okay, comunque ti leggo le altre domande. Quali font grazie. Consigli di usare e anche quali editor? Allora, il font, non magari per la presentazione, ma il font con cui modificate il codice, secondo me non ci sono dubbi che deve essere monospace. Il che significa, facciamo un esempio, questo testo qui è scritto con un font monospace, il che significa che tutti i caratteri sono larghi uguali fondamentalmente. Mentre invece vedete qui la I, per esempio, è più stretta rispetto alla G e la O. Ora, se state scrivendo con l'editor di default di Tech che vi viene installato, mi pare che non utilizzi un font monospace di default. Secondo me così il codice non è leggibile. E per cui raccomando fortemente di mettere qualsiasi editor utilizziate con un font di questo tipo, se già non è. Se non è così, secondo me vi state facendo solo del male. E personalmente utilizzo Sublime Text per creare tutto il mio materiale in LaTeX. E utilizzo il pacchetto che si chiama LaTeX Tools per avere il completamento e un po' di completamento di sintassi. Ma c'è una varietà di editor che compilano in automatico e fanno vedere l'anteprima in tempo reale. C'è ad esempio addirittura quelli online tipo Overleaf, mi pare che si chiami. Per cui davvero non ho preferenze in particolare, diciamo. Non ci sono preferenze in particolare come editor specifico, non c'è un'idea, insomma. Grazie. Allora, una domanda io. Da quanto tempo usi LaTeX e da quanto tempo usi Beamer? LaTeX lo uso dal 2010, penso, per cui sono 10 anni, e Beamer dal 2012, per cui sono 8 in realtà. Quindi le due cose sono andate abbastanza in parallelo poi alla fine. Sì, anzi, in realtà quando ho imparato Beamer non mi aspettavo nemmeno di dover imparare così tante cose nuove, pensavo che fosse semplicemente un sottoinsieme di LaTeX che produceva un documento.
poi dopo con gli anni ho imparato a sfruttare un po' meglio alcune di queste caratteristiche per comporre una slide quanto più possibile efficace. Anche perché io presento cose di matematica che tendono ad essere piuttosto noioso, pesanti visivamente, per cui era davvero una necessità in quel caso. Ecco, quindi grazie. Come al solito chiedo di lasciare dei riferimenti, avevi già messi nelle slide, comunque se qualcuno avesse altre domande o volesse in qualche maniera chiederti degli approfondimenti per interessati, dove ti può trovare? Mi potete trovare sicuramente sul gruppo Telegram del MITLAB o magari posso anche lasciare il mio indirizzo mail personale sulla pagina dell'ESC, in caso mi potete contattare. Ma probabilmente il punto più adeguato è la chat del MITLAB, perché se ci sono altri suggerimenti sono visibili anche a qualcun altro. Ma mi trovate anche su techstackexchange.com in realtà. Allora cercate MITLAB su Telegram. E ricordiamo che abbiamo anche il gruppo Telegram dell'End Summer Camp e di Progetto 42. Sì. Allora, grazie mille a Pietro per essere stato qui con noi stasera, aver condiviso la tua esperienza sulla Tech Beamer. Grazie Seba dell'opportunità e grazie a tutta l'audience per l'attenzione.